Ok, così accesa? Mi sembra che non metta bene a fuoco. Tia Frida, come funziona la videocamera? Sto provando a girare il mio primo vlog! Ups, è troppo vicino così! Ciao, io sono Ronnie N e ora vi presento il mio collega Lincoln Loud. Lincoln, noi dovremmo girare un vlog, non ballare travestiti dai sesabbi, ricordi? Va bene, secondo take. Io sono Ronnie N e benvenuti al... La bellezza ispira la mia anima! Carl, sai cantare benissimo, ma questo non è un vlog musicale. Ok, questo andrà meglio. Ciao, io sono Ronnie N e benvenuti al mio primissimo vlog. Sì, è andata! Ma prima di iniziare vorrei presentarvi il coautore di questo vlog, che non sta ballando sul suo letto, il mio cittadino preferito di Royal Woods, Lincoln Loud! Ronnie Anne, mi senti? Pronto? Certo, Socchino, e ti ho appena presentato! Oh, ciao a tutti! Allora, benvenuti al nostro vlog! Scusami tanto, Ronnie Anne, ero entrato nel personaggio! Vivevo vicino a Lincoln a Royal Woods, ma poi mi sono trasferita a Great Lake City con la mia famiglia, in casa grande! Mia cugina Carlotta ha un vlog di moda e mi ha suggerito di iniziarne uno tutto mio. Torna subito qui, Lalo! Il tutorial non è finito! Ho chiesto a Lincoln di collaborare. Eccoci qua! Quindi restate con noi perché vogliamo raccontarvi com'è la vita in città e a Royal Woods. Vi racconteremo storie divertenti su famiglia e amici. Sulle cose che ci piace fare. E potreste imparare cose nuove su di noi. Lo sai, Ronnie Anne, sono felice che tu mi abbia invitato a partecipare al vlog perché ho l'occasione di condividere tutte le mie grandi teorie da fan di Ace Savvy. Sì, magari ne parleremo più tardi. Allora, com'è la vita in città? La tua famiglia? È tutto perfetto, ma come ben sai, in una grande famiglia ognuno ha le sue particolarità. Abuela di solito cucina o libera la casa dagli spiriti cattivi. E anche dai ragni. Ieri sono arrivata in ritardo a scuola perché lei doveva purificare il mio zaino. Ritieniti fortunata! Lucy continua a cercare di portare gli spiriti a casa. Ehi, Lucy! Sì, che c'è? Caspita, è piuttosto inquietante! Comunque, Abuela e Bobby gestiscono il mercato. Benvenuto al mercato! Anche se devo dire che Bobby si è chiuso molto spesso per sbaglio nel freezer ultimamente. E i miei cugini si cacciano spesso in avventure un po' bizzarre. Si va in scena! Ecco Sergio che vi saluta! Ed ecco Lalo! In più c'è la mia migliore amica in città, Sid, che vive al piano di sopra. Noi facciamo tutto insieme. A proposito di Sid, ieri ha perso il suo bradipo in camera mia e non riesco a trovarlo. Il suo bradipo? Sì, sua madre lavora allo zoo e succede spesso che porti a casa degli animali esotici. Beh, ho esperienza con gli animali scomparsi. Lana perde molto spesso i suoi rettili. Ma cosa ci fa? Le serviva un posto caldo per depositare le uova! Puoi aiutarmi a cercarlo? Ecco, questa è la mia stanza! Gente a casa, mi serve anche il vostro aiuto! Vedete il bradipo di Sid? Bene, dunque, io non vedo niente! Aspetta, forse l'ho visto sul letto! Oh, quello? No, quello è il mio orsacchiotto Sito! Me l'ha regalato mio padre! Tu hai Bam Bam, io ho Sito! Comunque, se voi da casa vedete il bradipo di Sid, fatemi sapere dov'è, così posso riportarlo a lei! E tu, Lincoln, cosa mi racconti di nuovo? Oh, nulla, il solito! La mia famiglia è rimasta bloccata su un'isola deserta! Aspetta, che cosa? Sì, abbiamo noleggiato una barca da Flip ed è stato il primo errore! Già, l'unica cosa che si dovrebbe comprare da Flip sono i Flippi! È quello che penso anch'io! Comunque, la barca è affondata e siamo rimasti su un'isola con animali selvatici come le scimmie! Loro sono carine, però! Non se mangiano le tue ultime scorte di cibo e poi c'erano le sabbie mobili! Fermi, ci penso io! Forte! Ronnie Anne, non penso che tu abbia colto la gravità della situazione in cui eravamo. Avrei fatto qualsiasi cosa per un po' di adorata elettricità e per il wifi. È buffo che tu lo dica perché sto cercando di non usare l'elettricità. Voglio aiutare la mia famiglia a ridurre le bollette. Ci sono passato anch'io. Dobbiamo ridurre l'impatto ambientale. Riuscirò a convincere tutte e 10. Mi sa di no. È difficile, in effetti. Qui sono andati tutti fuori di testa, soprattutto mia madre. Non riuscivamo a capire che stesse usando tanta elettricità, ma poi abbiamo scoperto che Sergio organizzava feste al mercato. Cosa? È pazzesco! Anche i nostri animali causano spesso parecchi problemi. Ah,
Lo sai, Ronnie Anne, stavo pensando che visto che è il nostro primo video, forse dovremmo raccontare un po' di noi a chi ci segue, come quello che ci piace fare, e poi magari una cosa che nessuno sa di noi. È un'idea fantastica, Lincoln! Inizio io. La mia musica preferita è sicuramente il K-pop. C'è una band chiamata 12's Midnight. Io e Sid li ascoltiamo sempre e balliamo come loro, quando le famiglie non ci interrompono. Ehi, abuela, che cosa succede? Musica preferita, certo! Io adoro gli Smooch! E io e Clyde siamo andati a un concerto una volta! Fantastico! Piano, eh? Attenti al collo! E poi le mie sorelle sono riuscite a portarli a casa e esibirsi! È stato uno sballo! Lincoln Loud! Lincoln Loud! Di tutti i fratelli sei il migliore, lo sai! Lincoln, wow! I miei amici non mi crederanno mai, vero? In effetti, se non fossimo qui anche noi! Il signor Gauss non era contento come noi, però. Te li do io i soldi se la smetti di fare quell'orribile baccano! Ok, cibo preferito, forza! Oh, conosco il tuo ed è disgustoso! Questo è il mio panino preferito, Lily, burro di arachidi e crauti! Non giudicarmi, i panini al burro d'arachidi e crauti sono per palati sofisticati. In realtà l'ho creato per sbaglio. Stavo cercando di inventare il panino perfetto. Banana e maionese, fagioli e cetriolini. Avevo anche trovato un panino di pane che è pane nel pane. Non lo considererei il panino perfetto. Avevo trovato solo il burro di arachidi. Mio padre è entrato con una scatola di crauti, scivolato su una buccia di banana di Luan e boom! Una vera esplosione di gusto. Non voglio mentirti, Lincoln. Il panino che hai descritto per me è disgustoso. Insomma, voi lo mangereste un panino fatto con burro di arachidi e crauti? Invece, il mio cibo preferito è un'altra storia. Il Great Lakes Hot Dog è delizioso! Buongiorno, Bruno. Prendo il tuo dog speciale. Un Würstel annegato nel resto. Vuoi un hot dog con tutte le salse alle 9 di mattina? Certo! Devi venire a provarne uno, Lincoln. Le tue papille gustative impazzirebbero. Ok, cosa c'è ora? Attività preferita? La mia è sicuramente leggere fumetti in mutande. Beh, ancora non mi è chiaro perché tu debba essere proprio in mutande, ma come preferisci tu? La mia è sicuramente andare sullo skateboard. Sono diventata davvero brava da quando sono in città. Sì! Yeah! Ok, l'ultima, programma preferito. Il mio è ovvio, è ARG. Una volta io e Clyde siamo andati a caccia di fantasmi col presentatore. Su, seguitemi! Adesso! Sta funzionando! L'abbiamo preso! Sì! È stato incredibile! Avventura grandiosa e un po' inquietante. Il cacciatore di fantasmi dovrebbe chiedere ad Abuela di aiutarlo. Ha un sacco di trucchi per sbarazzarsi degli spiriti maligni. Sarebbe uno show spettacolare. Qual è il tuo preferito? Dunque, all'inizio non sembrava piacermi tanto, ma ora posso dire che il mio programma preferito è la telenovela che guardo con la mia famiglia, che si chiama Adios, Ana, Adios. Ve ne faccio vedere un pezzo. Come puoi dire di no a questo? È il nostro mito. Ana Ronalda è un'orfana cresciuta dai nonni. Oh, oh, arrivano i cattivi! ¡Danos todo el dinero! ¡Pero somos pobres! ¡No tenemos nada! Wow, Ronnie Anne è davvero uguale a te! Lo so, ho visto! È tosta, l'adoro! Io e la mia famiglia non ci perdiamo un episodio! Proverò a guardarlo, ma le mie sorelle monopolizzano spesso la TV per guardare i vampiri di Malinconia. Luan dice che hanno creato lo Zanna Club. Carino! Sì, ma il pipistrello di Lucy, Zanna, sperava che fosse un club in suo onore, l'ha presa un po' male. Almeno non hai dei piccioni, quelli di città sono piuttosto selvaggi, lo sai? Che richiamo per uccelli farai? La cotinga della prugna? Meglio se mi mandi un messaggio! Ok, adesso dobbiamo condividere una cosa che nessuno sa di noi. Io ho un calzino fortunato. Potrà sembrarvi strano, ma avevo questo calzino in molti bei momenti della mia vita. Ad esempio, quando gli Smooch hanno suonato a casa, quando io e Clyde abbiamo dato la caccia ai fantasmi. E lo avevo anche quando un uccello mi ha fatto la cacca in testa. Si sa che quello porta fortuna. Sì, è vero che è un calzino fortunato. Ok, ora è il mio turno. Allora, entrambi adoriamo i videogiochi. Certo! E non l'ho ancora detto a nessuno, ma ultimamente sto giocando a un simulatore di azienda agricola. Si chiama Dusty Huskers. Dusty Huskers? Sì, è fantastico! Non riesco a smettere di giocare! Più grano riesci a raccogliere per la stagione, più animali da fattoria ottieni. Ecco Milkshake! E questo è Vincent Van Capra, gli manca una
all'orecchio. Bello, giochiamo se vengo a trovarti. Certamente. Ragazzi, venite a tavola. Oh, Ronnie Anne, sembra sia ora di cena, perciò devo andare. Sì, meglio che vada anch'io. Se non aiuto Abuela a preparare i tamales, lo farà Bobby e li mangerà tutti. No, Roberto, los tamales sono a stento sufficienti per il pranzo. Beh, direi che è andata. Ce l'abbiamo fatta, Ronnie Anne, il nostro primissimo vlog. Fateci sapere cosa volete vedere nel prossimo. Ci vediamo. Sorrisi a tutti.